Il nostro evento, il prossimo relatore, un carissimo amico, un grande professionista, il dottor Francesco Garritano, infiammazione, intestino, fibromialgia, ruolo della nutrizione e della nutraceutica. Salve a tutti, sono onorato di partecipare a questo congresso e oggi nella mia relazione era su infiammazione e fibromialgia, però ho inserito intestino, ho messo l'intestino in mezzo perché ovviamente mi sono dilungato un pochino sull'intestino, ovviamente collegato all'infiammazione, al discorso fibromialgico. Allora, come va avanti? Dicevo, abbiamo scritto, mi fa piacere che c'è il mio libro La fibromialgia è una sfida, tu puoi vincerla, qui ci sono i coautori, pure la dottoressa Monica Greco che ha fatto la parte sulla matrice cristallina. Devo chiudere, Giorgio. Il dottor Miceli che ha fatto la parte del mitocondrio, Giorgio Terziani che ha parlato di epigenetica. E ovviamente ringrazio tutti gli altri che hanno contribuito anche se non sono in sala, però ovviamente ci sono stati anche altri professionisti che hanno contribuito. Vediamo se vanno avanti le slide. Ok, allora la fibromialgia è un problema veramente serio, vedete i dati ci parlano di 3 milioni di persone, ma secondo me i dati sono sottostimati, anche questi sono i dati americani. E infatti la domanda è che ci dice che sono dati reali, anche perché il discorso diagnostico è complesso, anche perché complessa questa sindrome fibromialgica, chiamiamola così che è meglio, non chiamiamola fibromialgia perché è una sindrome, quindi diciamo che è qualcosa di più complesso, invalidante e tutto il resto. Io da poco sono entrato nel comitato scientifico del CFU Italia. Ringrazio anche Barbara Suzzi per l'opportunità e sta portando avanti tante cose e si sono fatti avanti passi in avanti anche nel riconoscimento. Ancora, come dice Barbara, che l'ho sentito in questi giorni, diceva abbiamo vinto una battaglia, ci saranno altre battaglie da vincere, però ovviamente una prima battaglia è stata portata a casa. Cioè questo del discorso del riconoscimento nei LEA. Allora, quindi qua dico che la forbice sta allargando, mentre prima era tra 20, 25 fino a 50, 60, il dramma di oggi è questo, che la sindrome fibromialgica primaria giovanile, questa è presa da pediatri e reumatologi, quindi anche i bambini. Quindi attenzione che comincia a coinvolgere anche i piccoli. E quindi ancora però nel 2024 abbiamo tutte queste cose qui, una sindrome che ancora viene definita immaginaria, c'è un po' di stress, fatto una vacanza, cioè si sentono sempre dire queste cose qua. E la povera persona che soffre di sindrome fibromialgica ovviamente cade più nella famosa depressione che una depressione reattiva, perché non si può sentire ancora oggi questa cosa qui, malattia invisibile e tutto il resto. Ho portato tante cose che ho preso nel tempo negli anni, messi come giornali proprio, ma è qualcosa che, come ho detto, c'è ancora molta confusione. Allora, questi, mettendo i dati su PubMed, cercando di capire come è in forte crescita, guardate come scrivendo fibromialgia su PubMed, vedendo i dati, questo preso i dati del 2023, guardate ci sono 964 lavori sulla fibromialgia. Ecco, il problema è che, come si diceva ieri a tavola, forse i lavori non si leggono, perché veramente c'è stato, vedete, questo discorso esponenziale, non so dove si fa la luce, però ci sarà, ecco. Faccio finta che non ci... Vedete come sono cresciuti. C'è stata quella flessione negli anni del Covid, però i dati sono in forte
i dati, nel senso gli studi sono in crescita. E qua andiamo a scomporre la parola fibromialgia, dove abbiamo algos, dolore, abbiamo la parola mio, muscoli, abbiamo fibrosi, no? Ma quindi vedete il concetto della mialgia, il concetto infiammatorio. Che l'infiammazione, tendo a fare una precisazione, non è sempre negativa, attenzione, perché io parlo di questa infiammazione che non si risolve, un'infiammazione di basso grado, un'infiammazione sistemica, ma se no l'infiammazione a noi è utile, anzi tende a, se c'è un insulto interno ed esterno tende a riparare i nostri tessuti, però se questa perdura non viene risolta e teniamo alto l'interleuchina 1, l'interferone gamma, eccetera eccetera, e questi rimangono alti, ovviamente questa fa danni. Questo è il concetto, perché uno può pensare, ma sta parlando di infiammazione in che senso? Infiammazione cronica di basso grado. Ecco qua, ecco la sindrome, perché veramente ridurla solamente al dolore, la sminuiamo la sindrome, perché a me vengono in studio persone che hanno problematiche intestinali e quando chiedo, ma signora, dolori? No, dolori no. Oppure problema della problemi di stanchezza, oppure ci sono stanchezza e dolore, quindi oppure gli acufeni, veramente ci sono tante sfaccettature, ecco perché è complesso mettere mani su questo discorso, perché mica puoi agire su tutti, ecco, come nella medicina che sta succedendo oggi, si agisce sul sintomo, ma si deve andare sempre a monte, però il problema è che se tu ti concentri, hai il sintomo, do qualcosa per l'intestino irritabile, non è concluso assolutamente nulla, perché tu devi capire da dove stiamo partendo, quindi l'azione sicuramente è a monte. E anche nel 2022 la fibromialgia è stata inserita nel gruppo delle sindrome del dolore cronico primario, e vedete che ancora di più l'approccio multidisciplinare, come nel libro, il libro io sono contento perché avendolo lanciato a Bologna, come diceva Giorgio, aveva il compito di fare rumore e l'ha fatto il libro, perché da settembre ad oggi io ho visto molti corsi sulla fibromialgia che si sono fatti, stanno facendo, e quindi per me è già una soddisfazione. Non era il libro per fare business, non mi frega proprio niente, ma è soprattutto fare rumore, cominciarne a parlare di più. Perché poi ho cercato di, ovviamente con i coautori del libro, abbiamo cercato di sviscerare tutto quello che c'è a disposizione. Ovviamente è un libro in divenire, ci sarà una seconda edizione, ci sarà una versione più aggiornata sicuramente, man mano che, perché ovviamente tutto sta, ovviamente man mano che escono nuove cose, io le sto già mettendo da parte per dire guarda, questo la dobbiamo riaggiornare bene, eccetera eccetera. Allora, qua ho messo infiammazione e fibromialgia, anche qua vedete i valori, i dati sono alti, 69 studi, pensate al 2005 c'erano solo 13, quindi vedete come è aumentato nel tempo. Quindi qua vi ho riportato giusto per velocità qualche studio dove parla di infiammazione e fibromialgia, ma ovviamente non vado molto veloce anche perché il materiale sarà a disposizione vostra. E vedete questo fuoco che va ad alimentare le varie patologie, tra cui anche il discorso della fibromialgia, quindi questa infiammazione, ripeto, di basso grado. Una bella diretta che facemmo con il professor Miceli, siamo tutti un po' infiammati ma non ce ne accorgiamo, guardate quante cose ci infiammano. Fattori ambientali, ma ho messo inquinamento elettromagnetico, ma ho messo stress, ossidativo, disbiosi intestinale, ho messo disfunzione mitocondriale, acidosi della MEC, disidratazione, dormire male, ma veramente è tutta l'alimentazione occidentale che è veramente è impoverita ed è sporca, molto sporca, di cibi processati, industriali, ricchi di zucchero, dolcificante, bla bla bla. Quindi in pratica il lavoro è molto complesso per spegnere queste fiamme in questo caso, no? Qua vi ho messo anche il concetto di, sì, se c'è aumento del grasso corporeo c'è infiammazione. Guardate la resistina, una molecolina che viene prodotta dagli adipociti,
l'organo adiposo, è un organo adiposo, si deve parlare oggi, vedete che quante cose produce la resistina, la resistenza insulinica, ma anche le altre citochine vanno ad alimentare questa infiammazione, mentre ci aiuta la adiponectina, che in quel caso è bassa, ma mentre se il soggetto è magro è alta, che ha un'azione antinfiammatoria. Ma attenzione alla perdita della massa muscolare, ci sono tante correlazioni tra la sarcopenia e il dolore, e quindi in questo caso si ha un abbassamento di altre molecoline, che sono le miochine, che sono sostanze prodotte dal muscolo, che hanno azione antinfiammatoria, in questo caso si abbassa l'infiammazione. Qua vedete poi l'attivazione dell'inflammasoma, quello NLRP3, con produzione dell'interleuchina 1 beta, dei radicali liberi, riduzione dell'attività mitocondriale. Quindi vedete come abbiamo collegato la sarcopenia, che può svilupparsi come conseguenza dell'infiammazione cronica sistemica, e nel caso della fibromialgia agisce come trigger della risposta nocicettiva del dolore neuropatico. Quindi pensate, grasso da abbassare e preservare la massa muscolare. E invece le diete che girano oggi in circolazione, purtroppo ancora la dieta significa modo di vivere, stile di vita, dovremmo pensare ad abbassare il grasso corporeo e a preservare la massa muscolare, perché questo è il vero concetto di dimagrimento. Invece oggi vediamo diete rapide, ultra rapide, e andiamo a perdere anche massa muscolare, perché poi facendo un esame bioimpedanziometrico, quindi calcolando grasso, muscolo, acqua, andiamo a vedere che quei dimagrimenti veloci a volte portano a perdita della massa muscolare, con tutto quello che vi ho detto che soprattutto la fibromialgia comporta. Qui è un puzzle, vedete quanto è proprio, noi conosciamo, l'eziopatogenesi non si conosce in modo preciso, questo l'ho detto in varie interviste che ho fatto, ma sappiamo, come diceva Giorgio, bisogna leggere, bisogna aggiornarsi. Sono dello stesso parere, io prima ho comprato 3 libri, in ogni convegno che vado me ne esco con 3-4 libri da portare a casa, ma perché con lo stesso Mauro ci cacceranno di casa per i libri che abbiamo accumulato in casa. Mia moglie mi ha detto esco io e tengo i libri. Guardate quante cose ci sono a disposizione da cominciare a capire: disfunzione mitocondriale, stessa ossidativa, autoimmunità. Non possiamo dire che è proprio autoimmune, perché non abbiamo proprio gli anticorpi che vanno contro qualcosa, però ci sono molte sfaccettature, c'è una correlazione molto forte tra tiroidite di Hashimoto e fibromialgia, ma ci sono tante altre interconnessioni, quindi c'è il discorso della permeabilità alterata, ci sono tante cose, epigenetica, cioè, veramente ci sono tante cose. E questa è la slide che mi piace di più, questa dice tempesta perfetta, dove la genetica scrive a penna, l'epigenetica scrive a matita, questo per farvelo capire bene, dove l'incontro tra le due cose scatena il disastro, quando si incontrano queste due cose. Però, mentre la prima è un processo irreversibile, il discorso epigenetico è un discorso reversibile, perché sì, conosciamo la genetica, va bene, ok, conosciamo, è importante conoscere i vari, se ci sono dei polimorfismi, altre situazioni, però dici, ma adesso che devo fare? Cosa devo fare a sto povero paziente che è venuto, che mi porta 700, mi fa vedere tantissimi esami genetici che ha fatto? Ci dobbiamo mettere mani, no? E l'epigenetica ci dà una mano, una grossa mano, no? Siamo noi responsabili di tutto questo, che stiamo creando questo disastro, ce ne dobbiamo rendere conto. Siamo noi a premere il grilletto, ovviamente, per creare questo disastro, e l'epigenetica ve la presento: inquinamento, metalli pesanti, ovviamente questo l'ho fatto per la fibromialgia, guardate nickel, mercurio, cadmio, piombo, ma guardate le plastiche, questa è un'immagine che ho preso all'acquario di Genova, dove il mare è inquinato da plastiche, c'era proprio una vaschetta che diceva salvate i nostri mari, ma in varie situazioni alimentari che veramente siamo al disastro puro, stress, depressione reattiva ovviamente in questo caso, ma non pensate semplicemente a dire sono un po' stressato, tutti siamo un po' stressati, ma è quello stress che
cronico che dura per anni, che ti porta a fare veramente all'infiammazione, ti porta a farti male. 89.000 sostanze chimiche a cui siamo esposti, cioè veramente sono tantissime le sostanze chimiche, e veramente sono già 9 milioni l'anno nel mondo i morti causati dall'inquinamento, e potrebbero veramente raddoppiare entro il 2050. Pensate un po', cioè riflettiamo su queste cose. Dolore cronico e microbioma intestinale, finalmente si comincia a capire, finalmente qualcuno comincia a parlare di microbioma, microbiota, mentre fino a qualche anno fa era un tabù, mentre finalmente se ne parla, e anche il discorso dello sport. Ecco, lo strumento ci dà una grossa mano, perché ovviamente non è uno strumento di diagnosi, ma nel contesto ci dà tante informazioni, veramente. Questo è un soggetto fibromialgico. Allora, io ho fatto due tipi di esperimenti nello studio, cioè nel senso non far parlare proprio la persona e farlo invece dopo che la persona ha raccontato la sua storia e fargli il test. Non mi ricordo se questo era prima o dopo, adesso non mi ricordo se effettivamente l'ho fatto in quell'ambito, però certe volte mi faccio proprio queste piccole cose, non faccio parlare proprio la persona e dal bulbo vengono fuori delle cose straordinarie, perché come è successo proprio la paziente di ieri, avantieri a Milano, dicevo guarda che tu potevi anche non parlare, ti è venuto adesso non ricordo quali erano le cose, potevi anche non parlare perché il test ti ha messo in evidenza questo. Ma qua guardiamo come in un fibromialgico, problematiche del sonno, perché sono molto frequenti, ecco, come dicevo prima, pensiamo al dolore, però ci sono altre problematiche. Sistema detox, sistema immunitario, ho detto prima che non si può considerare totalmente autoimmune, ma cominciano ad esserci degli studi sull'autoimmunità, e guardate lì, infiammazione e stress ossidativo. Quindi poi andando a vedere, ecco, le post-virosi di qualcuno che è in sala di Bartolomeo, quindi che effettivamente era così, toglie un foglio e mi fa vedere come effettivamente non era stato preso proprio in considerazione che c'era una riattivazione. Io mando un messaggio a Bartolo, dico come si trattano, perché uno deve essere umile e dire come dobbiamo trattare, e poi vedete quando interferenze e poi mancanza di zinco, boro, calcio, manganese, che sono poi tutti quei dei cofattori che poi il mondo della biochimica è fantastico, perché il mondo della biochimica ti dice sì, manca quello, però quello ti disattiva un altro enzima. Poi ne vediamo alcuni casi dopo, quindi giusto per avere l'idea. E qua ho voluto metterci il discorso intestino. Allora, perché il microbiota in questo caso? Perché è il più importante fattore epigenetico che conosciamo. Guardate, i metaboliti del microbiota intestinale, i metaboliti del microbiota intestinale dipendono sia dalla dieta che dal turnover cellulare microbico e sono molto importanti. Guardate quante persone hanno problematiche intestinali, ma infiammazione può esacerbare problematiche intestinali, ma l'intestino stesso, problematiche possono contribuire a aumentare l'infiammazione. Quindi c'è un processo, diciamo, molto collegato. E quindi quando parlo di intestino ovviamente parlo di tutto il sistema, dalla barriera, parlo dell'importanza del muco, parlo del GALT, parlo di tutto. E quindi, addentrandoci, già Ippocrate diceva che tutto partiva dalla, diciamo, le patologie avevano un'origine intestinale, ma la domanda è, nasce prima la leaky gut o la disbiosi intestinale? Bah, domanda con un punto interrogativo. Io mi sono fatto un'idea, però ovviamente ci sono a volte studi un po' discordanti anche danno prima uno che poi l'altro o viceversa. Stili di vita errata portano disbiosi, aumento della zonulina, zonulina che poi ovviamente porta al discorso della permeabilità intestinale
Poi infiammazione di basso grado, e vi ho detto la sindrome fibromialgica, ma anche la disbiosi porta a immunosenescenza e porta poi anche questa a infiammazione di basso grado. E guardate quando i fattori vanno a modulare la zonulina. Oppure questa è la leaky gut, che determina quindi un passaggio, l'intestino perde il proprio filtro e quindi praticamente va ad allertare, passano delle sostanze che non dovrebbero passare, quindi il sistema immunitario viene allertato e quindi partono tutta una cascata infiammatoria, perché ovviamente il sistema immunitario è stato allertato. Quindi è bella questa correlazione, c'è questo dualismo, cioè parte uno, parte prima uno, poi l'altro, eccetera, eccetera. Io, se vi devo dare la mia, è molto importante la permeabilità intestinale. Fasano ci diceva che tutte nelle patologie autoimmuni c'è un discorso sempre di permeabilità alterata, sentendo anche vedendo altri studi, la permeabilità intestinale l'abbiamo un po' tutti. Cioè, attenzione che gli intestini sono sempre più malconci, ecco perché l'80% di problematiche intestinali. E però viene trascurata perché dice vabbè, la zonulina non serve, non la facciamo proprio, o i test di permeabilità con gli zuccheri o altre cose che abbiamo a disposizione, ma sono test che è inutili da fare, non è inutile che li facciamo. Ecco, a volte c'è questa, vengono tutti sminuiti. Vedete, un intestino sano che lascia, diciamo, che funziona bene, è un intestino dove passano tanti di quelle antigene, radicali liberi, LPS e tante altre cose. La candida, le candidosi sempre più presenti, e guardate come la candida lisina determina permeabilità intestinale, perché la candida produce tante, non è solamente che c'è il discorso candida in sé, ma pure le micotossine che vengono rilasciate. Guardate poi i produttori di enzimi extracellulari che danno sempre danno di membrana, guardate, attivano la risposta mastocitaria. Quindi attenzione che il concetto candidosi non è neanche qua da trascurare. Poi ovviamente si parla di SIFO, se si annida, se questa qui, se ha una sovraccrescita a livello dell'intestino tenue, e quindi, o comunque la candidosi, sono abbastanza, diciamo, diffuse in tutto il tratto gastrointestinale. Guardate, questo è man mano che un intestino diventa permeabile, guardate che cosa succede. Cominciano ad aumentare sempre più il rilascio di citochine, quindi sempre di più il problema di... poi nasceranno processi di infiammazione localizzata sistemica, problematiche autoimmuni, problematiche allergiche, cioè un disastro. E la leaky gut è collegata a tantissime cose. Basta pensare a questo schema, ma si poteva aggiungere tanta altra roba. E qua il microbiota, che c'è stato un approfondimento fatto dal dottor Guidoni, sempre sul libro della fibromialgia, dove diceva che negli studi hanno riscontrato nei soggetti fibromialgici più alto livello di acido butirrico, più alto. Ieri a tavola si parlava dell'importanza dell'acido butirico, in questo caso ci sono studi che dimostrano che ci sono più alti di acido butirico, ma più bassi di acido isobutirico e propionato. Poi ci sono la biodiversità delle specie batteriche, va in giù, con carenza di latto e bifidobatteri, aumento di queste specie qui, ma soprattutto del Faecalibacterium prausnitzii, che è molto molto importante, che quando è in buona presenza, diciamo, ha effetti, diciamo, antinfiammatori. Invece nella fibromialgia pare che ci siano questi. Noi tempo fa avevamo pure fatto col dottor Ramfi, col dottor Guidoni, volevamo fare uno studio sul microbiota nei soggetti fibromialgici, ma come al solito non è stato supportato, non è stato finanziato da nessuno e quindi è caduto, perché volevamo vedere se avevamo un microbiota caratteristico in un caso o nell'altro, o volevamo trovare un indice infiammatorio meno di particolare per cercare di capire cosa caratterizzava meglio a livello intestinale il discorso della fibromialgia. Ovviamente questo è tutto in essere, tutto in evoluzione. Guardate qui, questa è una bella immagine, guardate un intestino sano, un microbiota in salute, guardate quello
che succede invece qua, quando si scatena tutto questo disastro dell'intestino permeabile con attivazione di tutta questa serie di interleuchine. E poi vi ho messo un'altra slide che è molto tecnica, vedete come metaboliti vanno ad attivare la cellula mieloide con rilascio dell'interleuchina 23, interleuchina 1, interleuchina 6, TNF-alfa, l'attivazione delle T-cell e anche dell'interleuchina 17. Guardate l'LPS cosa fa, va a fare dare segnalazione anche della NFKB, poi guardate queste altre tossine batteriche, il BFT, guardate che vanno a dare danni al DNA, rottura della membrana della barriera intestinale. Quindi veramente c'è un mondo, cioè, però uno deve cominciare a capire che dobbiamo cominciare a sapere questi meccanismi, a conoscerli. Scompenso di neurotrasmettitori a livello intestinale, guardate che sono anche i nostri batteri, oltre alle cellule enterocromaffine, che vanno a produrci anche il GABA, la serotonina, attraverso il triptofano, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, quindi partecipano anche loro alla produzione di questi neurotrasmettitori che poi attraverso il nervo vago vanno verso l'alto. E qua ovviamente, visto che ho poco tempo, c'è il discorso del dolore legato al discorso della serotonina, però vi volevo far vedere una cosa importante, è questo, la via interessante del triptofano della chinunerina. Guardate cosa succede, che quando si ha infiammazione, quando si ha praticamente stress cronico, ovviamente questo portano ad attivazione di questi due enzimi che sono IDO e TDO, che praticamente fanno un furto del triptofano, cioè nel senso che mentre il triptofano dovrebbe formarmi la serotonina e poi la melatonina, ovviamente questi vanno verso la formazione della chinunerina, che poi, dove sta qui, che è un metabolita neurotossico, che viene poi disattivato anche l'enzima CAT, che poi vedete ha come cofattore la vitamina B6, quindi importante, come vi dicevo prima, che sono dei cofattori importanti conoscere queste cose qua, invece avrebbe azione l'acido chinurenico, azione antiossidante, e poi si va verso l'acido chinolinico con azione pro-ossidante, azione pro-infiammatoria. Questo è veramente un discorso molto interessante, perché questa via ci giustificherebbe alcune cose. Poi, questo è il glutammato, dieta priva di glutammato, ovviamente perché il glutammato è un neurotrasmettitore che ci porta sulle vie del dolore, però disbiosi, permeabilità intestinale, agenti patogeni e che mi portano alla disfunzione mitocondriale, mi portano all'attivazione, all'acidosi della matrice extracellulare, che nella matrice sia l'attivazione dei macrofagi da M1 a M2, del sistema immunitario con l'aumento delle citochine proinfiammatorie, quindi dove all'interno della matrice extracellulare ci sono i nocicettori, che sono dei ricettori del dolore, che vanno a scaricare, quando questo è un ambiente troppo acido, vanno a scaricare sempre verso l'alto gli impulsi dolorifici, e quindi ovviamente poi nella fibromialgia c'è anche un'amplificazione delle vie del dolore anche a livello centrale, ci sono bassi livelli della serotonina e il gioco è fatto. E poi aumento dei gram negativi, l'LPS, che anche questo determina la disfunzione mitocondriale, e molti batteri producono il dilattato, l'acido solfidrico, che va anche questo a danneggiare, quindi vedete il DNA riducendo la produzione di energia a livello della cellula. Quindi sono tutte cose veramente da comprendere. Il mitocondrio capiamo bene che è importante, vado avanti su questa cosa, l'istamina, sempre più problematiche di istamina, non è soltanto un problema di alimentazione ma anche un problema di ridotto smaltimento dell'istamina. Oggi si può fare anche testare l'enzima DAO, sia quello fecale che quello sierico, ma anche abbiamo anche dei polimorfismi come la OC1, quindi possiamo anche utilizzare questo, ma anche una disregolazione del neurovegetativo mi può portare ad alti livelli di istamina, che poi a livello centrale attivano la microglia,
con neuroinfiammazione, quindi questo, l'attivazione della microglia va, come vedete, provoca stimolazione dei neuroni aumentando l'attività cerebrale del glutammaergico. Quindi con rilascio di glutammato e sensibilizzazione al dolore. Questa ve la salto perché è un riassunto di quella della slide precedente. Vedete, bassi livelli della serotonina e bassi livelli della dopamina favoriscono il dolore neuropatico e quindi abbiamo questo discorso qua. Ma sempre partendo anche, sempre guardate sotto in basso, disbiose, leaky gut, LPS e tutto quello che vi ho raccontato prima. Quindi il mio approccio che ho cambiato stanotte, aggiungendo le costituzioni, perché ho messo la parola, bisogna agire sulle costituzioni della persona, ovviamente bisogna farlo questo qua, ma si deve partire a livello mitocondriale, sull'equilibrio acido-base, sull'infiammazione di basso grado, sul sistema neurovegetativo, sull'intestino, sulla neurodisbiosi, sul riequilibrio degli assi ormonali a partire dalla leptina. Vedete che il lavoro non è facile, ecco perché oggi dici sì, hai la sindrome fibromialgica, ok, e che cosa facciamo? Quindi agire sempre a monte, io odio i protocolli, non esistono protocolli nella fibromialgia, sempre contestualizzare, personalizzare tutto l'intervento, agire sui sovraccarichi, oggi abbiamo tanti sovraccarichi di queste cose qua, dobbiamo agire sulle dominanze che nel libro ho descritto bene, se c'è il dolore, stanchezza, vedere, sentire il discorso che ti racconta la persona, se no è inutile, noi dobbiamo trattare non la persona con la fibromialgia, ma la fibromialgia, o meglio, la sindrome fibromialgica, quindi cercare di capire, beh, ok, ho problematiche intestinali, vediamo come agire. Poi, ovviamente sappiamo già tanto, va via la conclusione, quindi su questo ve la risparmio perché c'è tutta la medicina di segnale che ci dice che dobbiamo riattivare, dobbiamo far fluire bene questo discorso della leptina che poi va a stimolare tutti gli assi periferici e quindi va a attivare gli assi metabolici. E poi ovviamente lo start deve essere una dieta pulita, ovviamente, cominciare a eliminare zuccheri, tutto quello che forse è più proinfiammatorio che abbiamo, e poi fare una valutazione, se utilizzare il FODMAP, che a me non piacciono tanto perché vanno a impoverire ulteriormente il microbiota, però ovviamente quando una persona viene con un pancione di questo modo, con una fermentazione dell'altro mondo, ovviamente che devi fare? In quel caso con un occhio deve agire a valle e con un occhio deve agire a monte. E qui andiamo, ecco qua, ci sono tanti studi che dimostrano glutammato sulle vie del dolore, le solanaci sulle vie del dolore, l'istamina sul dolore, sulla dolore neuroinfiammazione, glutine infiammazione, latticini, però non è che possiamo togliere al paziente tutto, ma dobbiamo cercare di ragionare appunto che esistono tutte queste correlazioni e fare delle scelte. Qui vi ho riportato il glutammato dove si trova, ma vado veloce perché ovviamente ho il tempo a disposizione quasi terminato. Le solanacee ne ho dimostrato tanto sul discorso del dolore. Questo è il discorso di un intestino sano, di un intestino disbiotico, un po' quello che vi dicevo prima, con l'istamina, rilascio di istamina, neuroinfiammazione, che poi l'istamina va a determinare anche interferenze con altri neurotrasmettitori. E aumento della percezione del dolore, termino dicendo, quindi questo, vabbè, qua vi facevo vedere il glutine, vi facevo vedere gli studi riportati sulle caseine, sui FODMAP che ho detto che non mi piacciono tanto, però ovviamente bisogna ogni qualvolta andare a valutare se utilizzarli per brevissimo periodo, ci sono studi sull'acqua e la percezione del dolore, molte persone che vedo in studio hanno veramente bassi livelli di idratazione, mi ricordo di una persona fibromialgica con 40% di acqua totale, molta acqua extracellulare, questo vuol dire che è molto infiammata perché l'acqua extracellulare quando ci sono le fiamme, tu puoi bere anche 3 litri ma l'acqua va fuori la cellula. E se non hai una corretta idratazione ovviamente hai la... Quindi è inutile parlare di cibo antinfiammatorio, proinfiammatorio, se ancora mangiamo chilometri, non a chilometro zero, mangiamo in ambienti inquinati, se non è un prodotto locale. Questi sono tutti gli integratori che ovviamente io vado ad utilizzare, ma ovviamente non tutti insieme, ovviamente, ma valuto caso per caso. Ma una parola da spendere sul self-food
è doverosa perché veramente è una delle molecole che a me piace tanto, perché non perché qui c'è Giorgio Terziano, ma per il semplice motivo che veramente è un approccio che mi sono sempre trovato bene utilizzando questo, andando a basificare la discorso matrice, ad agire sul drenaggio, cioè veramente accoppiato ad altre situazioni, anche l'uso dell'esame e dell'esternosilmetionina è molto importante, eccetera eccetera, con quel test epigenetico che vi dicevo, quindi andiamo a completare tutta l'azione antiossidante e tutto il resto. Ecco, l'aumento, ecco, questa è una chicca, l'ultima, l'aumento dell'attività fisica va ad agire, se vi ricordate quel ciclo che avevo detto prima, va ad attivare l'enzima CAT, formando questo acido chinurenico, scusate il termine, ma sono tutti nomi complessi, con un'azione antiossidante, antinfiammatoria, antidolorifica. Quindi dire oggi alla persona con fibromialgia, il movimento, ma come faccio? Ho dolori, ma ti devi muovere. Ho capito, lo facciamo graduale, senza sovraccarichi, partendo piano piano, facendo tutte queste cose, ma ti fa bene per tutte queste altre cose qui, vedete, serotonina, il rilascio di endorfine, l'interleuchina 10, l'adenosina, le resolvine. Quindi vedete che c'è un mondo, si apre anche, e oggi siamo sempre più sedentari. Quello che dirò, ho cercato di dire velocemente, lo dirò il 14 aprile alla scuola di alta formazione, perché ovviamente non si, in mezz'ora, anzi forse pure sforato, non si poteva dire tutto. Grazie.